tifo, ragazzi! Che tifo! Noi li conosciamo già tanto perché predicano a noi tutte le settimane, li conosciamo perché abbiamo tanto tempo da passare con loro, però siamo contenti che tutta la Chiesa possa godere dell'unzione che Dio ha messo sulla loro vita, della conoscenza che hanno, e quindi vogliamo veramente accoglierli e ricevere da parte di Dio attraverso le loro vite. Amen. Buongiorno a tutti. Si sente? Sì, ha fatto, ok. Stamattina ho messo anche i tacchi perché ho detto voglio stare giù. Allora, io mi presento perché per chi non mi conoscesse ancora, sono Stefania e qui in questa chiesa sono la responsabile del magnifico gruppo di adolescenti. Fatevi vedere! Vieni! Dai! E ovviamente non sono sola nel guidare questo meraviglioso gruppo, ma ho dei corresponsabili fantastici con i quali ci stiamo veramente affiatando tantissimo. E sono Tabita ed Aleandro, per cui su in piedi anche voi. E ovviamente, oltre a questo, insieme a mio marito, Jacopo, che sentirete dopo, lui è il leader dei giovani, insieme a lui, Selene, Davide ed Alessio, fatevi vedere dove siete, ok? Guidiamo lo strepitoso gruppo del Dream Team. E ovviamente un ringraziamento va sicuramente a Dio. Ringrazio Dio veramente perché è un onore poter essere qui. Lo ringrazio perché veramente mi ha permesso di poter fare tante cose, di superare molte barriere anche caratteriali. E ringrazio i miei pastori perché mi hanno dato l'onore di essere qui dietro a portare un messaggio alla Chiesa che Dio ha affidato a loro. È una responsabilità. Quest'oggi ci hanno dato un tema specifico da trattare ed è l'importanza dei giovani nella Chiesa. Amen. Per cui cominciamo. Allora, questo l'ho condiviso ieri con Tabita ed Aleandro e dicevo questo: ogni qualvolta pensavo ai miei adolescenti, ma questa è una cosa che si riflette anche ai ragazzi del gruppo giovani. Ogni qualvolta penso a loro, c'è un versetto che risuona proprio nel mio cuore, ed è in Atti 17,6, e dice: quelli che hanno messo sotto sopra il mondo sono venuti anche qua. Perché? Perché comunque i nostri ragazzi, il mio desiderio è che ovunque vadano, ovunque il loro piede calpesti un suolo, vorrei il mio desiderio è che le persone che li vedano possano dire: guarda, quelli che hanno messo sotto sopra il mondo sono venuti anche qua. Amen? Amen. Per cui ho detto: Signore, ma perché continui a farmi pensare a questo versetto? L'ho capito, ok? Un'altra risposta è stata questa: quanti adulti, quando guardano ai giovani, guardano al loro potenziale? È proprio come il seme di cui parlava prima Ivan. Sembra solo un seme, ma quanto potenziale c'è in quel seme? Noi riusciamo a vederlo? Riusciamo a vederlo? Io ci provo. Ed è quello che ci manda avanti. E questo lo sto imparando dai miei pastori e anche dai leader.
Loro guardano al potenziale di ognuno di noi. E noi come leader dei giovani, come prima cosa dobbiamo guardare al loro potenziale. Sapete, quando... Vabbè, io c'è stato Gesù, quindi sono nata di nuovo già da grande, per cui avevo già 33 anni. Per cui la mia adolescenza l'ho passata da non credente. Caratterialmente ero, sì, socievole, però molto timida. Per cui cosa succedeva? Ero alle medie e per 3 anni ho avuto un insegnante di educazione artistica che tutte le volte mi diceva che non valevo niente. Ma cosa viene a fare a scuola? A scuola dell'obbligo. Voglio dire, se vuole non vengo. Per cui cosa viene a fare a scuola? Non sei capace a fare questo, ma fai qualcos'altro. E come sempre a scuola dell'obbligo ci devo venire. In terza media, momento dell'esame, alla fine, sapete, ti dicono: cosa vuoi fare da grande? E chi lo sa? Boh, i ragazzi lo sanno benissimo, perché è veramente un dilemma: che scuola sceglierò, che cosa farò? Non è facile. Sapete cosa mi hanno detto? Ce l'ho ancora scritto sul foglio, sulla pagella. Mi ha detto: guarda, tu non sei proprio in grado di poter andare a scuola. Mi hanno detto proprio: tu non ce la puoi fare. Ho detto: sai, cioè tu e lo studio siete due cose separate. E io: grazie, cosa devo dire? Ero davanti a mio padre, ho già i lacrimoni qui e stavo pensando cosa mi avrebbe detto mio padre a casa, perché è normale. E io ho detto: vabbè, e che faccio? Mi ha detto: se vuoi potresti fare un corso per parrucchieri. Però voglio dire, cioè, come se i parrucchieri, cioè, fossero degli analfabeti. Voglio dire, cioè, mio marito è un parrucchiere, è tra le persone più colte che io conosca, ok? Per cui, ragazzi, volevo dirvi questo, adesso mi viene da ridere, però è seria, cioè non vi fermate ai giudizi delle persone. Se vi dicono che non ce la potete fare, questo è un suo pensiero. Io sono un figlio di Dio e ho tutto il potenziale per poter vincere. Amen. E partendo dal presupposto che Dio voglia manifestarsi attraverso ognuno di noi, non importa l'età. Cioè, puoi essere anche un bambino. Io l'altro giorno avevo in braccio Gabriele, figlio di Ivan e Roberta, e lo guardavo e dicevo: caspita, tu con questo sorriso, non so, cioè ci vedevo la guarigione delle persone. Per cui se siamo in grado di vedere il potenziale e di poterlo coltivare, di poter accompagnare questi ragazzi, questi bambini o chiunque nelle vie di Dio, altro che mettere sotto sopra il mondo, non possono più non parlare di noi. La creazione aspetta la manifestazione dei figli di Dio. Amen. Per cui voglio farvi solo alcuni brevi esempi nella parola di Dio, di quanti giovani lui, di cui lui si è servito. Già solo nel periodo del regno di Giuda, Giosia aveva 8 anni quando iniziò a regnare e fece ciò che era buono agli occhi dell'Eterno. Ce ne sono altri, Joas, Jotam e così via. Erano tutti giovani, ma avevano scelto di seguire Dio, per cui vinsero nella vita. Amen. Abbiamo Eliù. Chi non conosce Eliù? Egli è il mio Dio, significa. Eliù, lo troviamo in Giobbe, rimane un giovane, l'unico amico giovane a quanto pare di Giobbe, e rimane zitto praticamente per 31 capitoli. Gli altri erano anziani e lui stava zitto per rispetto,
sono anziani, parlano loro, io sto qui in un angolo, mi metto qui. Poi a un certo punto Dio ha detto, beh, parla. E fu l'unico in quel momento, in quel contesto, che parlò da parte di Dio. Per cui se siete giovani, potete parlare da parte di Dio. Amen. E un altro esempio, vabbè, chi non lo conosce, Davide, il re Davide, meraviglioso. E io qui vedo Samuele, a un certo punto profeta Samuele fu chiamato da Dio a ungere il futuro re di Israele, colui che sarebbe succeduto a Saul. Per cui lo manda da Isai, il betlemita. Isai aveva una caterva di figli, ok? Prendiamolo un attimo, così lo guardiamo. Prima Samuele 16, capitolo 16, versetto 6. Eccolo qua. Vado. Per cui Samuele va da Isai e qui iniziano a passare i figli di Isai, ok? Or quando essi giunsero, cioè i figli di Isai, egli posò lo sguardo su Elia e disse, certamente l'unto dell'Eterno è davanti a lui, pensò. Ma l'Eterno disse a Samuele, non guardare al suo aspetto, né all'altezza della sua statura, poiché io l'ho rifiutato, perché l'Eterno non vede come vede l'uomo. L'uomo infatti guarda all'apparenza, ma l'Eterno guarda al cuore. Allora Isai chiamò Abinabad e lo fece passare davanti a Samuele. Ma Samuele disse, l'Eterno non si è scelto neppure questo. Poi Isai fece passare Shammah, ma Samuele disse, l'Eterno non si è scelto neppure questo. Isai fece così passare 7 dei suoi figli davanti a Samuele. Ma Samuele disse, l'Eterno non ha scelto nessuno di questi. A un certo punto Samuele gli disse, ma gli venne un dubbio, infatti gli chiede, sono tutti qui i tuoi figli? Ed egli rispose, rimane ancora il giovane, ma ecco, egli si trova lì a pascolare le pecore, cioè io immagino come gliel'avrà detto, anche perché alcuni dei fratelli di Davide erano nell'esercito, ok? Per cui Davide era l'ultimo a cui suo padre pensava in quel momento. E Samuele disse ad Isai, manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola prima che sia giunto qui. Allora egli lo mandò a prendere. Or Davide era rossiccio, con begli occhi e un bell'aspetto. E l'Eterno disse a Samuele, levati, ungilo, perché è lui. Come abbiamo letto prima, versetto 7, Dio guarda al cuore. E non guardò a Davide il fatto che fosse giovane, al fatto che stesse pascolando le pecore, ma guardò all'attitudine del suo cuore. Quindi anche voi giovani, non guardate da dove arrivate, da ciò che magari, dal lavoro che magari i vostri genitori fanno, da una situazione da cui siete arrivati, da ciò che adesso state facendo, ma guardate al fatto che Dio vi sta dicendo che voi non siete quello che fate, ma siete in virtù di colui che ha pagato il prezzo. Voi siete in Cristo. Amen. E avete tutto il potenziale per poter vincere ogni giorno. Amen. Ogni giorno. Amen. Questo è fondamentale. Stampatevelo nel cuore. Nel cuore. Nel Nuovo Testamento invece andiamo a vedere un attimino come Paolo trattava i suoi figli spirituali. Ce ne sono due particolari, Timoteo e Tito. E a loro dice una cosa, ad entrambi. A Timoteo dice, al 1 Timoteo 4:12 dice, nessuno disprezzi la tua giovinezza. Allo stesso modo a Tito, a 2:15, dice nessuno ti disprezzi. Paolo
guidò questi due ragazzi, insegnò loro le vie di Dio, nonostante fossero due persone completamente diverse. Timoteo si presume, da come si legge nelle lettere, che fosse un ragazzo timido, calmo, pacato, ok? Mentre Tito doveva essere uno con un bel carattere, da quelli missionari che vanno, spaccano, vai, faccio io, ok? Quindi forte. Con questo Paolo vide il potenziale, caratteri diversi, entrambi ebbero la stessa chiamata, perché diventarono pastori, ma come? Su due chiese diverse, in modo diverso. Infatti Timoteo venne posto nella chiesa di Efeso, perché? Perché era una chiesa già stabilita, per cui Timoteo li doveva guidare. Tito invece fu messo nella chiesa di Creta, che era una chiesa un po' più disorganizzata, mettiamola così, doveva essere un po' riassemblata, proprio perché aveva questo spirito da missionario. Per cui il mio messaggio è breve, molto semplice, ma quello che volevo dirvi, adulti, grandi, e mi ci metto anch'io, guardate tutti i giovani, non solo quelli che sono qua davanti, ma anche quelli che avete lì in mezzo. Cosa guardate quando li vedete? Provate a girarvi verso di loro. Parte vabbè la faccia Kevin. Però è seria. Quando li guardate, che cosa vedete? Come diceva Pastore Chiara settimana scorsa, vedete dei futuri Paolo, dei futuri Pietro, o che cosa? Per cui vi lascio con questa riflessione e passo la parola a mio marito. Buongiorno a tutti. Io ti salto in braccio adesso, non ti preoccupare. Allora, quando i pastori, intanto prendete Proverbi 20-29, così poi non dobbiamo stare lì a cercarlo. Quando i pastori ci hanno dato questo argomento, la prima cosa che mi è venuta in mente è proprio questa. C'è una scrittura in Malachia, probabilmente la prenderemo alla fine, che dice che lui porterà i cuori dei padri verso i figli e i cuori dei figli verso i padri. E in effetti questi, i ragazzi, i giovani, gli adolescenti, non sono i giovani, il gruppo giovani di Jacopo e Stefania, non sono il gruppo giovani della Chiesa Gesù Vive, sono i giovani di Gesù Cristo, sono i nostri giovani. E perché è così importante questo? Perché invece la mia parte del messaggio parlerà a voi, a coloro che non sono giovani, o meglio, a coloro che non sono giovani di età. Amen? Mi sono salvato in corner. Proverbi 20-29 dice: la gloria dei giovani è la loro forza, l'onore dei vecchi è la loro canizie. Allora, chi ha meno di 30 anni, per favore, si può alzare in piedi. Ok, sapete che cosa si aspetta Dio da voi? Arriva Selene la mattina e dice: diamo tutta la gloria all'Eterno. Qual è la gloria dei giovani? La forza, l'entusiasmo, meglio irruenti che con le facce da crisantemo. Grazie Davide, Davide ha coniato la faccia da crisantemo. Meglio irruenti che con la faccia da crisantemo, sarà il nostro slogan per il futuro. Forza, gioia. Toglietemi il pulpito. Perché? Potete sedervi adesso. Perché?
Perché la chiesa locale dai giovani si aspetta questo. Dio si aspetta questo e per questo vi ha piantati in una chiesa locale. Invece da quelli con le canizie cosa si aspetta? Non con le calvizie, con le canizie. E prima hai fatto la battuta, te la dovevi aspettare. Con le canizie cosa si aspetta? Si aspetta che voi siate, quello fa parte della salvezza, è un altro discorso. Dopo facciamo, ci arriviamo lì. Si aspetta da voi che voi siate maturi, guide. Perché? Leggiamo il versetto 29. L'onore dei vecchi è la loro canizia. Io non credo che si rivolgesse ai capelli bianchi, ma credo che si rivolgesse allo spessore, la maturità. Qual è la chiamata di Dio sulla mia vita, sulla vita dei pastori, sulla vita della nostra leadership? È avere una chiesa numerosa? Quella è la conseguenza della chiamata di Dio. La chiamata di Dio per le nostre vite e per le vite dei nostri pastori è creare uomini e donne vincitori, vincenti, creare gente che vince. E la conseguenza di questo è la chiesa numerosa. Per cui a voi la chiamata di Dio sulle vostre vite è essere modelli per loro. E loro saranno modelli per altri. Perché è così importante? Io faccio un lavoro a contatto col pubblico, faccio il parrucchiere. E io vedo spesso e volentieri molte persone che arrivano ad essere nonne, ma hanno il cervello di una sedicenne. Capite che c'è qualcosa che non funziona. Maturità, spessore. Che cosa vuol dire? Che dobbiamo avere le facce a crisantemi noi? No. La maturità cristiana è gioia, pace, autocontrollo, il frutto dello spirito. Questa è la chiamata di Dio per noi. Anche noi balliamo, anche noi siamo irruenti se necessario e siamo pieni di forza, ma quello che ci aspetta da noi è la maturità per guidare loro. I nostri figli, i nostri giovani, creare dei vincitori, essere dei modelli per loro. Meraviglioso, meraviglioso. Perché è così importante? C'è una scrittura che mi gira sempre nella testa ultimamente. Quanti di voi si ricordano come Gesù va da Levi, Marco, che poi diventerà apostolo, nonché evangelista. Va da uno, piano. Levi era un pubblicano. Si sedeva al banco delle imposte con di fianco di solito due grossi che se non pagavi ti rompevano le gambe. Era un'antica Equitalia, però un po' più mafiosa come taglio. Mi seguite? Con Equitalia. Dio benedica Equitalia. Mi seguite? Perché è così importante? Arriva Gesù e gli fa, tu, alzati e seguimi. Però, seguitemi bene in questo, l'unzione ha chiamato Levi in quel momento, ma Levi viveva 7 giorni su 7, 24 ore su 24 con Gesù. Se l'unzione non era seguita dal carattere, cioè dalla stabilità, dal fatto che quello che lui diceva lo faceva, Levi tornava a fare il mafioso. Perché diceva, scusa Gesù, uomo di grande carisma, però quello che dici lo fai? Quello che farà entrare le persone, che farà entrare i giovani nelle chiese, sarà l'unzione. Ma quello che li fa rimanere e li fa crescere è il carattere. E non ci possiamo aspettare da un neoconvertito o da un giovane che sia formato nel carattere. Quelli formati nel carattere dobbiamo essere noi. Un altro esempio. Atti, capitolo 4, verso 20. Questo lo prendiamo.
Allora, Pietro e Giovanni hanno appena guarito un paralitico, vengono portati davanti al Sinedrio e nel pieno della loro spiegazione, partiamo dal versetto 19, dicono questo. Ma Pietro e Giovanni rispondendo loro dissero, giudicate voi se è giusto davanti a Dio ubbidire a voi piuttosto che a Dio. Poiché quanto a noi non possiamo non parlare delle cose che abbiamo, e qua c'è la chiave, visto? Io ti posso ammaestrare a parole o ti posso ammaestrare tramite quello che ti faccio vedere e sentire. Dove avevano imparato a guarire i paralitici? Da ciò che avevano visto, da ciò che avevano udito. Dove i nostri giovani imparano ad essere dei vincitori? È inutile che vi insegno le dottrine sono utili, ma la dottrina non ti formerà il carattere. Quello che ti serve e i modelli, non possiamo essere quattro modelli in una chiesa, i padri devono essere i modelli. Eh? De gustibus. E mi servono modelli maschili, mi servono modelli femminili, mi servono uomini e donne consacrati in grado di ministrare sui giovani. La maggior parte dei nostri giovani, spesso e volentieri, ha un padre che è assente o parzialmente assente, momentaneamente disperso. E lo sapete perché io ho bisogno di quattro persone che lavorino con me nel gruppo giovani? Lo sapete perché? Perché io posso essere modello solo per alcuni di loro, per chi si rivede in me. Ma io sfortunatamente non sono Dio, non sono perfetto e ho un carattere un po' particolare, per cui vado bene per alcuni di loro. Davide, che è molto più paterno, va bene per altri di loro. Alessio, che è molto più comunicativo, va bene per altri di loro. Perché loro devono vedere loro stessi in un modello. Vedere, udire, vedere, udire. È inutile che spacchiamo la testa ai nostri figli con questo si fa, questo non si fa. Quello che conta è quello che gli fai vedere e quello che metti in pratica. Se tu non metti in pratica, è meglio stare zitti. Fai più bella figura. E ve lo dico francamente perché l'ho imparato sia alla scuola biblica ma soprattutto a Pastore Angelo. Pastore Angelo mi ha sempre detto, Jacopo, predica e insegna solo quello che stai vivendo. Non predico su andare a resuscitare i morti, perché mi dispiace, non li ho mai resuscitati, non ancora, è solo questione di tempo. Però posso predicare sulla guarigione, perché ho visto le guarigioni, siamo stati testimoni, siamo stati noi stessi a guarire le persone. Quello l'ho vissuto, quello lo predico, ma se non lo stai vivendo, cambia argomento, anche coi figli. Ci siete? Mi seguite? Un altro esempio, per chi prende appunti, lo trovate in Luca 7:22, non prendetelo, solo scritto. Giovanni manda i suoi discepoli da Gesù e cosa gli dice? Sei tu veramente il Cristo? E Gesù cosa gli risponde? Ditegli che cosa avete visto e udito. Ma quello era Gesù, ma lui era perfetto. Qual è la scelta più importante della tua vita? La scelta numero uno della tua vita. La nuova nascita. Scelta numero uno. Scelta numero due. Qual è stata la seconda scelta più importante della tua vita? Meraviglioso. Il marito e la donna giusta. Già potrei fermarmi qui, giovani, già qua potrei insegnare 40 minuti. Qual è la scelta numero tre più importante delle nostre vite? Attenzione, perché la due e la tre sono collegate. Perché se tu mi sbagli il marito o la moglie,
La scelta numero tre può diventare un inferno. La scelta numero tre, più importante della nostra vita, che è quello che fa la differenza da una vita mediocre a una vita eccellente, è entrare nel piano di Dio per le nostre vite. Vuoi essere un vincente? Entra nel piano di Dio per la tua vita. Conosci Cristo? Cercati e trovati la persona giusta. Punto 3, entra nella chiamata di Dio della nostra vita. E quello che affascinerà i nostri giovani non è il fatto che tu vai lì e gli dici voglio fare il tuo tutore, che bravo che sei. No, quello che affascinerà i nostri giovani è che noi gli diamo un modello vincente di persone che seguono il piano di Dio per la loro vita, che hanno un obiettivo, sanno dove vanno e sanno chi sono. Se io so chi sono, so da dove arrivo e so dove me ne vado, non esiste. Dimmi la verità, la tua gioia, cioè il tuo massimo del godimento, è nell'iPad? Il tuo massimo del godimento è nella macchina grossa? Non dirmi di sì. È nel SUV? Il tuo massimo dell'appagamento è nella televisione a 65 pollici LED, plasma? È quello l'appagamento della vita? Ditemelo. No. Dov'è la gioia? Dov'è l'appagamento? Dov'è una vita piena? Nell'entrare nel piano di Dio per la nostra vita. E non è ti dico io la verità, è che alla pienezza è il piano di Dio per la tua vita. Finché stai qua non ci sei mai arrivato in realtà. Però ce l'hai sempre davanti e ci entri ogni giorno di più e ogni giorno raggiungi obiettivi, e ogni giorno sei più appagato e ogni giorno sei più entusiasta e ogni giorno vinci. Dov'è la vittoria? La vittoria è come sei dentro. Pensi dentro di te, credi dentro di te che sei vincitore, inizi a parlare da vincitore, inizi a pensare come un vincitore, caso strano, inizi ad agire come un vincitore. Ma se tu dentro non lo sai e nella tua testa sei un perdente, come potrai agire da vincitore? Toglimi il pull, no, lasciamelo che mi serve ciò che scritto. Perché è così importante? Perché i nostri modelli devono i nostri giovani devono capire che la vittoria, l'appagamento, la gioia è questo. L'iPhone è comodo, è bello, il Signore probabilmente te lo vuole anche dare, ma non è la gioia, è un surrogato. Per 10 minuti sei contento, poi... Vediamo un altro esempio, Seconda Tessalonicesi capitolo 3. Non farlo, mi è volata via una pagina. Allora, versetti dal 7 al 9. Paolo parla e dice, voi stessi infatti sapete in qual modo dovete imitarci. Perché non ci siamo comportati disordinatamente fra di voi e non abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato con fatica e travagliato e travaglio giorno e notte per non essere di peso ad alcuno. Non già che non avessimo il diritto, ma per darvi noi stessi un esempio affinché ci imitaste. Paolo andava a Tessalonica e diventava esempio anche nel lavoro. E adesso prendiamo Seconda Timoteo capitolo 1. No, capitolo 2, scusate. E con questi versetti, sui quali ci fermeremo anche un attimo, concludiamo la parte predicata, poi ci muoveremo in altro modo. Capitolo 2, partiamo dal verso 1. Dice, tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. Già qua, Ivan, quanto mi predicheresti su questo versetto?
almeno un paio di giorni. Possiamo fare uno studio su Timoteo 2:1. Notate bene, non gli ha detto fortificati nella legge, non gli ha detto fortificati nelle restrizioni, gli ha detto fortificati nella grazia. Ed è il principio che spiegavamo prima. In Efesini, se vi ricordate, dice: genitori, non portate a vostra ira i figli. È lo stesso concetto. Che cosa sta dicendo? Figlio mio, ricordati che tu non sei schiavo della legge, ma sei libero. Fortificati nell'amore, fortificati nella libertà, e proprio per questo agirai in modo corretto. Notate bene, rapportiamo nella nostra vita. È inutile, o meglio, è buono mettere i paletti ai nostri giovani, ai nostri figli o quant'altro, ma se non c'è la grazia, diventa legge. Ogni paletto che mettiamo deve essere giustificato, spiegato. Perché ti amo, forse è meglio che non fai così. È inutile che perdiamo la pazienza. Il cristiano non perde la pazienza, perché ce l'ha dentro la pazienza. Ti amo. Allora, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù e impariamo assieme a camminare in modo degno. E le cose che hai udito da me, in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli che siano capaci di insegnarle anche ad altri. Paolo, le cose che hai udito da me, affidale a uomini fedeli che le insegnino ad altri, che poi le vadano a insegnare. Le cose che hai udito da me, le cose che hai visto e udito, insegnale. Come? E qua glielo spiega. Tu dunque sopporta afflizioni come un buon soldato di Gesù Cristo. Nessuno che presta servizio come soldato si mischia nelle faccende della vita se vuole piacere a colui che l'ha arruolato. Similmente, se uno compete nelle gare atletiche, non riceve la corona se non ha lottato secondo le regole. L'agricoltore che lavora duramente deve essere il primo a goderne i frutti. Considera le cose che ti dico e il Signore ti dia intendimento in ogni cosa. Perché secondo voi prima gli dice le cose che hai udito da me affidale ad altri e poi gli fa degli esempi che apparentemente non c'entrano niente? Il soldato, l'agricoltore, l'atleta. Cosa hanno in comune il soldato, l'agricoltore e l'atleta? Duro lavoro, disciplina. Il soldato non si alza quando c'ha voglia di alzarsi, si alza quando suona la sveglia e non ha possibilità di scelta. Il soldato risponde agli ordini, il soldato è disciplinato. L'atleta, l'anno scorso ci sono state le Olimpiadi, giusto? Finite le Olimpiadi, l'atleta che ha corso i 100 metri, sapete che cosa fa il giorno dopo? Inizia ad allenarsi per le Olimpiadi di 4 anni dopo. E l'agricoltore? L'agricoltore, piove, nevica o tempesta, alle 5 del mattino si alza e va a zappare la terra. Adesso esistono i macchinari, però la sostanza non cambia. Alle 5 del mattino, piove, nevica o tempesta, si alza. E non è detto che gli piaccia. Di cosa sta parlando qua? Sta parlando di discepolato. E perché mi porta questi tre esempi? Perché dice, le cose che hai visto e udito da me, se vuoi insegnarle ad altri, devi essere disciplinato e devi insegnare la disciplina. È legge disciplina? No. Il Signore t'ha arruolato? No. Ti sei prestato a servizio come soldato. Se ti sei prestato a servizio come soldato, la disciplina. Vedete, c'è una grossa differenza tra Gesù come Salvatore e Gesù come capo della Chiesa. È la stessa persona, è la stessa identica persona. Gesù ci ha amati, ha pagato il prezzo, ma quando è il capo,
E l'unica cosa che si aspetta delle volte da noi è signor sì, signore. Lo so che mi amate in questo momento. Considera le cose che ti dico, il Signore ti dia intendimento. Di cosa stiamo parlando? Di essere dei modelli. Non stiamo parlando di fare una buona predicazione. Io non vengo qua a fare una buona predicazione. Se vengo qua il sabato sera e ringrazio i genitori, apro la parentesi, che portano qua i figli il sabato sera e se li vengono a riprendere, piove, nevica o tempesta, che anche quello è disciplina? Sì. Sapete cosa vuol dire? Vengo qua perché credo in queste cose. Perché credo che possiamo avere una generazione che supererà noi. È il minimo sindacale che mi aspetto, è che loro superino me. È il minimo sindacale. È il sogno di ogni padre. Ogni padre con un minimo di intelletto si aspetta che il figlio lo superi. Se io ho vissuto bene, voglio che mio figlio viva meglio. E poi dice questa frase. Questo è tutto un ragionamento tipico dell'Apostolo Paolo. Poi a un giovane pastore, prova ad andare domenica prossima a Pastore Angelo e a dire il versetto 8. Ricordati che Gesù Cristo è la stirpe di Davide, è risorto dai morti secondo il mio Vangelo. Il pastore ti guarda con amore e ti dice, lo so. Timoteo poteva rispondere all'Apostolo Paolo, come ogni tanto rispondono i giovani, e non so. Cosa credi, Jacopo, che vengo giù dal pero, eh? Dottrina di base, eh? Io sono già al quarto anno qua. Non è vero, i nostri non rispondono così, quelli della chiesa. Poi fatela spiegare la battuta. È così importante questo versetto. Perché gli sta dicendo, qualsiasi cosa ti succeda nella vita, ricordati che hai già vinto. Qualsiasi sia la tua condizione nella vita, ricordati che hai già vinto. E non ci credete? Andate a leggere i versetti dopo. Per il quale io soffro afflizioni fino a portare le catene come un malfattore, ma la parola di Dio non è incatenata. Perciò io soffro ogni cosa per gli eletti, affinché essi ottengano la salvezza che è in Cristo Gesù insieme alla gloria eterna. Questa parola è fedele, perché se siamo morti con Lui pure, è vero, sono in catene adesso, ma io ho già vinto. Questo è il modello che i nostri giovani hanno bisogno. È vero, forse adesso non ho il televisore a 60 pollici, ma io ho già vinto in Cristo. Signore buono, è vero, forse non siamo ancora arrivati là dove il Signore ci sta chiamando, ma io ho già vinto. La vittoria ce l'ho qua in saccoccia, come si dice a Milano. Volete degli esempi? Prendete Andrea, prendete i pastori, prendete me e mia moglie, prendete Ivan e Roberta. Ci sono un sacco di esempi. Non conosco tutti, per cui non posso citare tutti. Volete degli esempi? Sappiamo chi siamo, sappiamo da dove veniamo, sappiamo dove stiamo andando. Alcuni di noi, io e mia moglie, stiamo lavorando per un progetto a breve scadenza, a media scadenza, a lunga scadenza. E anche se non sono ancora là, ho già vinto. Mi sto preparando per una grande vittoria. Ora, alziamoci in piedi. Allora, vorrei qua il gruppo della lode, però Aleandro e Gabriele no, perché stanno coi giovani un attimo. Anche Diana e Scarlett, ovviamente. Siamo stati rapidissimi stamattina.
Il Signore è venuto per portare il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri. Sapete come si fa a creare unità nella Chiesa? Si prega gli uni per gli altri. Per cui adesso, in modo disordinato, voi mettete qualcosa di sottofondo, fate quello che volete, un CD, mettete un CD di sottofondo. Voi giovani, visto che siete meno, maschi con maschi, femmine con femmine, andate a pregare per chi ha più di 30 anni. Se hai meno di 30 anni, ti considero questa mattina tra i giovani. E voi, che siete padri, ministrate nelle loro vite. Dategli la vostra gloria, che è la vostra forza. Voi dategli le vostre canizie, che è la vostra esperienza, il vostro spessore, la vostra maturità. Credo che sia il modo migliore per finire il culto di oggi. Pregare gli uni per gli altri. Mano a mano che finite, il culto è concluso. Potete andare a casa se volete andare a casa, l'importante è non disturbate chi sta pregando.